rispettando le norme, per quello che riguarda il mio ministero, la mia competenza, siamo scesi, dati aggiornati stamattina, da 114.000 arrivi via mare di disperati come spesso rischiano di morire a 22.000, quindi vuol dire 92.000 persone in meno, vuol dire un risparmio secco in prospettiva di 1 miliardo di euro per le casse dello Stato, e una parte di questo 1 miliardo di euro risparmiato da una finta accoglienza verrà reinvestito in 400 milioni per un piano straordinario di assunzione di forze dell'ordine, vigili del fuoco, polizia, carabinieri, che portino quella sicurezza di cui lei parlava, che è fondamentale anche per l'impresa, lotta alla droga, io parlo di quello che è mio ma che poi voglio applicare altrove, lotta alla mafia. Nel decreto sicurezza ci sono 4 nuove agenzie dei beni confiscati e sequestrati ai mafiosi. Infrastrutture. Io il sabato sono di animo positivo e non ho voglia di polemizzare con nessuno, e io lo dico agli amici di governo con cui ho firmato un contratto, e questo per serietà lo dico a me stesso, lo dico a te Presidente, lo dico a chiunque: quando io prendo un impegno con qualcuno do l'anima e il sangue per arrivare fino in fondo all'impegno preso con qualcuno. Sono contento ad esempio che siano finalmente ripresi i lavori per la TAP, per il gasdotto pugliese che porterà a una riduzione del costo dell'energia per le famiglie e per le imprese che è insostenibile a livello di competizione con gli altri paesi europei. Se c'è un'infrastruttura cominciata si analizzano i costi e i benefici, ma in linea di principio io quello che ho cominciato vorrei finirlo. Io sono stato a Napoli ieri l'altro, sarò a Caserta lunedì, e le imprese campane, le famiglie campane pagano la tassa di smaltimento dei rifiuti come le imprese e le famiglie milanesi e romane, e non capisco perché quello che accade in tutta Italia e in tutto il mondo non debba accadere in alcune regioni. Se produci dei rifiuti, quasi ovunque quei rifiuti significano ricchezza, non significano devastazione della salute. E quindi bisogna avere il coraggio di spiegare alla nostra gente che per il nostro bene, la nostra salute, il nostro business, non possiamo più far finta di niente. Se hanno fatto finta di niente per 30 anni prima di noi, io non sono al governo per far finta di niente, io i problemi li voglio risolvere. E i rifiuti vanno smaltiti producendo anche utili, producendo energia, producendo ricchezza, non producendo i roghi tossici che ammalano e ammazzano. Burocrazia. Una volta ereditare la casa in campagna dai nonni era un'immensa fortuna. Adesso se il nonno ti lascia il casale in campagna sei rovinato, perché non te lo compra nessuno e muori di tasse. Ma non puoi pagare le tasse su qualcosa che non produce reddito e non produce utile. Lo dico con l'affetto per tutti i nonni che ci stanno seguendo: bonus energia, bonus antisismico, bonus per l'edilizia, anche qua ragionavo, è un percorso più lungo, però se non riparte l'edilizia e qua siamo tutti fermi. E arrivo al tema Europa. Ci ho lavorato per 9 anni al Parlamento Europeo, io voglio risolvere i problemi e non mi piace litigare. Non vogliamo uscire, non vogliamo rottamare, non vogliamo distruggere, ma non vogliamo neanche essere trattati da ultimi della classe. Lei parlava di Made in Italy. Non è possibile che sia impedito da anni per legge la tutela di quello che è uno dei nostri patrimoni, dei vostri patrimoni, perché siete voi che avete portato questo valore aggiunto in ricchezza. E ci dicono non si può fare, ma io sono testone e non mollo fino a che non lo faccio, la difesa con l'etichettatura obbligatoria che dite questo è Made in Italy, perché io non penso che i nostri imprenditori, i nostri artigiani abbiano niente da invidiare ai francesi, ai tedeschi, agli spagnoli, ai lussemburghesi, anzi hanno da insegnare ai francesi, ai tedeschi, agli spagnoli, ai lussemburghesi.